Ciao a tutti! Oggi prepareremo le lingue di pizza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua a temperatura ambiente, lievito di birra fresco, zucchero e sale. E per condire, salsa di pomodoro, salumi, formaggi, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina ed il sale e facciamo impastare per 3 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, lasciamolo lievitare nel boccale per 40 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, versarlo su un piano di lavoro ben infarinato. Infarinare tutta la superficie. E con le mani allargare l'impasto. E fare le pieghe. Infarinare nuovamente. Allargare e fare nuovamente le pieghe. E ripetere nuovamente per altre due volte questa operazione. Formiamo una palla. E trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio. Ungere con un po' d'olio anche la superficie. E lasciare lievitare in forno spento con luce accesa coperta con pellicola trasparente per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividerlo in 8 parti uguali. Dopo aver diviso l'impasto, stenderlo con le mani e fare le pieghe. Adesso stenderlo nuovamente e posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo,
Abbiamo ripreso l'impasto, adesso con le dita schiacceremo la parte centrale. Condire con la salsa di pomodoro. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti. Successivamente condire con salumi, olive e formaggio e proseguire la cottura per altri 5 minuti. Le lingue di pizza sono cotte, serviamole. Lingue di pizza. Grazie e alla prossima ricetta.